In questa lezione, parliamo della tecnica di estrazione di aromi vegetali per la produzione, dei liquori. La fonte di tutte queste tematiche che vi vado a trattare è su Maître et Barman con Masterlab di Antonio Faracca, Emilio Galier, Capriotti e Ficcadenti. Quindi, vediamo un attimo. I liquori, come si ottengono i liquori? Si ottengono miscelando acqua, quindi 60-80%, che questo diventa il diluente delle sostanze aromatiche alcoliche. Poi abbiamo l'alcol etilico, 20-40%, che questo va poi a conferire la forza alcolica e funge da solvente o più correttamente eccipiente. Poi abbiamo lo zucchero, quindi lo zucchero che conferisce quella nota di dolce e la morbidezza di corpo. Lo zucchero inoltre, legandosi alle molecole aromatiche, aumenta notevolmente la loro persistenza aromatica e ne mantiene meglio gli aromi. Poi abbiamo le sostanze aromatiche che vanno a determinare poi il gusto, i profumi e a caratterizzare il prodotto liquore e poi ci sono i coloranti. Andiamo avanti. Quindi, quali sono quindi i principi attivi contenuti nelle varie parti della pianta, quindi che vengono definite droghe, quindi foglia, fusta, radice, eccetera, hanno delle proprietà chimico-fisiche. Alcune si sciolgono in acqua. In altre invece in alcol, ancora in olio, poiché queste molecole sono presenti nelle cellule, occorre che le parti del vegetale da utilizzare siano messe poi a contatto con un solvente o eccipiente e a una specifica temperatura per poter rompere le cellule ed estrarre il contenuto. Quindi adesso vediamo un attimo quali possono essere le tecniche che vengono utilizzate in base alla caratterizzazione di queste piante che vengono definite droghe, che vi ricordo comprendono foglie, fuste e radici. Allora, i sistemi di estrazione dei principi attivi sono diversi e, come vi stavo dicendo, dipendono principalmente da ciò che si vuole estrarre. Quindi noi possiamo avere le droghe vegetali che vengono utilizzate in forma di polveri per ottenere delle soluzioni estrattive. Quindi le tecniche di estrazione possono essere sia a freddo e a caldo. A freddo, ovvero noi parliamo della percolazione e macerazione. A caldo invece facciamo riferimento all'infusione, decozione e distillazione. Vediamoli un attimo. La prima, quindi, vedete che in questa immagine voi vedete il percolatore che è formato da un coperchio, da un filtro di carta. Questa è la sostanza che noi andiamo a trattare, che viene chiamata droga. Poi abbiamo una piastra filtrante, un rubinetto, un percolato. Quindi, quali sono le fasi della percolazione? Le fasi della percolazione sono polverizzazione della droga, quindi umidificazione della droga con il solvente di estrazione, che potrebbe anche essere alcol. Poi sistemazione della droga inumidita nel percolatore, riempimento del percolatore con il solvente, macerazione preventiva della droga, quindi 24-48 ore, ed inoltre la percolazione della droga. Quindi noi possiamo dire che la percolazione, che si basa su un sistema di filtrazione, quindi mediante l'utilizzo di uno strumento simile a una grossa caffettiera napoletana. Come infatti vi ricordo che noi diciamo che il caffè è una bevanda per percolazione, nel quale vengono introdotte la soluzione idroalcolica e le erbe aromatizzate al pesce al centro della caldaia. Che cosa succede? Che i vapori attraversano in continuazione il pannello delle erbe, arricchendosi gradatamente delle componenti solubili. Quindi tutto il liquido viene quindi raccolto e dopo 2-3 giorni di lavorazione a una temperatura di 50-60 gradi centigradi. Vediamo un attimo
Ecco, anche in questa slide, quindi vi ho voluto ripetere, quindi questo è un percolatore e vedete che questo è il percolato sgocciolante. Poi il percolatore, quindi è un sistema molto semplice che utilizza un filtro di stoffa di carta preparato a mo' di imbuto e sistemato all'impalcatura del recipiente che solitamente è di vetro. Andiamo avanti. Quindi il liquido, quindi vedete per colazione nel percolato viene messa una miscela di alcol e acqua, il recipiente sospeso sul liquido vengono sistemate le erbe. Quindi il liquido adatto può essere acqua, vino, alcol. Andiamo avanti, andiamo a vedere altri principi. Abbiamo la macerazione. Ecco, la macerazione, logicamente questa è a freddo. La macerazione consiste nel porre le erbe aromatiche all'interno, quindi a contatto con un solvente per un certo periodo, non meno di 24 ore e non più di 10 giorni, quindi a una temperatura superiore ai 35 gradi. Questa macerazione consiste proprio per un certo periodo di tempo di erbe, fiori, semi, radici. Il recipiente usato viene rigorosamente a tenuta ermetica per impedire l'evaporazione delle sostanze vo volatili. Vediamo un attimo. Abbiamo la distillazione. Quindi la distillazione è un altro processo in quanto la distillazione è applicata a mosti fermentati di frutte o piante erbacee, di alcolati e acqueviti. Vediamoli un attimo. Quindi, guardate un attimo, noi qui abbiamo una camera di distillazione. Qui abbiamo l'elemento base che è il fuoco, abbiamo il calore e poi abbiamo acqua in ebollizione. Quindi il fuoco, quindi l'ebollizione, l'acqua, quindi i vapori cominciano a salire, si vanno a mettere in contatto con le sostanze che noi stiamo trattando. Quindi il vapore passa attraverso questo becco di cigno, quindi arriva al refrigerante che è a contatto con acqua fredda, quindi questa è una camera di condensazione o refrigeratore, e qui poi noi abbiamo l'estrazione dell'acqua profumata, ovvero degli oli essenziali. Quindi qua potete vedere, guardate proprio l'elemento del vapore, quindi della distillazione delle erbe, piante o frutta avviene mediante alambicchi a fuoco diretto, a bagnomaria, a vapore o a sottovuoto. Questo che voi vedete è l'alambicco, quindi noi qui abbiamo un elemento che è il fuoco, quindi vedete che nella distillazione a fuoco diretto le erbe sono a contatto con l'acqua contenuta nella caldaia e quindi dalla condensazione portare con vapore o un gas allo stato liquido o mediante successiva operazione si ottengono gli oli essenziali. La distillazione a bagnomaria, qui la potete vedere, non è altro che simile alla distillazione a fuoco diretto, che si differenzia perché noi abbiamo due contenitori, due caldaie, che si pongono le erbe da distillare nell'intercapedine acqua e olio e si evitano così i detti colpi di fuoco, che poi questi influenzano negativamente la finezza dei distillati. Quindi abbiamo acqua, vinacce ed acqua. E poi abbiamo la distillazione nel vuoto che permette di ottenere l'ebollizione a bassa temperatura senza poi alterare gli aromi e i profumi. Ancora, questo che voi vedete è proprio tutto lo schema per quanto riguarda la preparazione, lo schema di processo di distillazione in corrente di vapore. Qui noi abbiamo il vapore passa attraverso il vapore attraverso il materiale vegetale e distilla l'olio. Questo che voi vedete è il recipiente distillatore, abbiamo il vapore in ingresso, poi c'è un condensatore, acqua fredda in entrata, un separatore e qui noi troviamo l'idrolato che esce dal basso del separatore. Quindi questa è l'essenza oleosa raccolta dalla parte alta del distillato.
Quindi, le altre tecniche che noi andiamo a trattare sono la digestione che si effettua mediante una macerazione a caldo e può essere fatta sia in modo intermittente dentro una bolla di alambicco, sia in continua per mezzo di speciali apparecchi aventi forme diverse che vengono chiamati proprio estrattore. Poi abbiamo l'infusione che consiste nel versare le erbe in un liquido bollente lasciandolo a contatto per un certo tempo. Quindi l'infusione si usa per le erbe a tessuto delicato. Poi abbiamo la decozione che consiste nel far bollire per un certo tempo le sostanze esaurite, quindi è un'operazione indicata per le cortecce, legni e radici. In questa video lezione, quindi noi qui abbiamo potuto vedere proprio le parti estrattive degli aromi vegetali. Vi ripeto che gli ingredienti base per quanto riguarda i liquori sono acqua, alcol etilico, zucchero, sostanze aromatizzanti e i coloranti. Per quanto riguarda le parti estrattive, vi voglio ricordare che noi abbiamo le tecniche di estrazione, possono essere a freddo, quindi per colazione e macerazione, e poi a caldo, ovvero infusione, decozione e distillazione. Logicamente i sistemi di estrazione dei principi attivi sono diversi e dipendono, e questo è fondamentale, da ciò che si vuole estrarre. Le droghe vegetali vengono utilizzate come tali in forma di polvere oppure per ottenere delle soluzioni estrattive. Abbiamo potuto vedere il percolatore. Quali sono le fasi e quindi in fisica e chimica con il termine di percolazione, ve lo voglio sottolineare, si intende proprio il lento movimento di un fluido attraverso un materiale poroso. In quest'altra slide quindi abbiamo visto il percolatore, il solvente, il coperchio, quindi non è altro che un sistema molto semplice che utilizza un filtro di stoffa di carta preparata a mo' di imbuto e poi viene sistemato all'impalcatura del recipiente, solitamente di vetro. E poi noi abbiamo potuto vedere la macerazione che viene fatta al caldo, a freddo, scusatemi, che consiste nel porre le erbe a contatto del solvente per un certo periodo, non meno di 20 4 ore e non più di 10 giorni. E per finire, quindi la distillazione, e abbiamo potuto vedere che la distillazione può avvenire sia a fuoco diretto a bagnomaria e nel vuoto. E per completare questa lezione, quindi le altre fasi sono la digestione, l'infusione e la decozione. Vi ricordo che queste tematiche sono state prese dal test Maître Barman con Master Lab di Antonio Faracca, Emilio Gallier, Capriotti e Ficcadenti.